Ciao a tutti e benvenuti a LSB Tech. Oggi parliamo di C3 Ceramic Lube di MacOff. Ho trovato finalmente il lubrificante definitivo per la catena della mia bicicletta. Dovete sapere che sulla bicicletta ho diverse fisse. Una di queste è sicuramente la pulizia e la silenziosità della trasmissione. Negli anni ho provato diversi lubrificanti, sia le versioni dry che le versioni wet, però con risultati altalenanti. Alcuni davano silenziosità della catena, ma portavano parecchio sporco ad appiccicarsi su di essa. Altri davano una catena pulita, ma una rumorosità che dava parecchio noia durante la marcia in bicicletta. Avevo trovato un compromesso con un lubrificante della WD-40 secco. Ma poi un amico che proviene dal mondo gravel mi ha suggerito di provare questo prodotto. Incuriosito particolarmente dalla presenza di un accessorio molto insolito per un olio lubrificante, ovvero una lampada UV in grado di capire e di far vedere a noi che lo dosiamo quanto viene posizionato su ogni singola maglia della catena. Andiamo a vedere come viene utilizzato e qual è la funzione della lampada. Ed eccoci qui, abbiamo appena finito di pulire la nostra catena e il relativo pacco pignoni. Come vedete è splendente, lucente. Bene, ora procediamo alla lubrificazione. Dopo aver agitato il flacone andiamo a dosare maglia per maglia, però volutamente ne salteremo un paio per vedere poi cosa succederà con la lampada UV. Qua saltiamo. Ecco, siamo pronti ad azionare la lampada. Passeremo sulla catena in una fase iniziale, vedremo che non c'è una colorazione verde che è, diciamo, l'indice di presenza dell'olio, perché questo reagisce agli luci ultraviolette colorandosi di verde. Quindi proseguendo vedete che rimane tutto, eccole qua, come potete notare questa zona si colora di verde, vedete. Nella maglia bassa c'è addirittura una goccia extra che poi verrà rimossa. Come vedete, nelle due maglie hanno questa colorazione verde che vi assicuro dal vivo è molto più visibile. Con la telecamera rende un po' meno, però è chiaramente visibile dove è dosato l'olio. Quindi qua non ne abbiamo, mentre qui vedete che si colora di verde ed è la presenza dell'olio. Per fare una prova ancora più estrema ho fatto cadere alcune gocce di olio sul pavimento. Ora vado a illuminarle con la lampada e vedrete cosa succederà. Come potete vedere ci sono due gocce che si sono chiaramente colorate di verde. Anche qui vi assicuro dal vivo è una colorazione molto intensa ed è quello che succede quando l'olio che reagisce alla luce ultravioletta si colora e manifesta la sua presenza. Come avete visto nelle immagini in esterna, la luce UV ha la sua importanza fondamentale. Riusciamo quindi ad effettuare un dosaggio preciso, senza spreco, su ogni cilindro della catena. Altra cosa molto importante che possiamo fare è quella di verificare durante le successive settimane di utilizzo il deterioramento dell'olio oppure la sua scomparsa. Quindi basta ripassare la lampada per vedere quanto olio c'è ancora sulla catena e se necessita di una nuova lubrificazione. Abbiamo anche un pro e un contro di questo olio, che è la facilità con la quale viene asportato grazie all'acqua. Infatti anche in caso di lavaggio della bicicletta la catena torna velocemente splendente, in quanto non è necessario utilizzare gasolio o altri solventi per eliminare l'olio presente sia sulla catena ma anche sui rapporti. Questa cosa però ovviamente è anche un contro, perché non è sicuramente l'olio indicato per essere utilizzato nelle condizioni di cattivo tempo, pioggia e quant'altro. L'olio è disponibile in tutti gli store online e nei migliori negozi di biciclette. Il costo devo dire che non è sicuramente economico, però offre delle performance e delle capacità di lubrificazioni veramente interessanti. Unito poi alla lampada, come detto prima, permette di non sprecarne nemmeno una goccia. Scrivetemi pure nei commenti sotto al video le vostre considerazioni su questo lubrificante, oppure l'olio che invece voi utilizzate per la manutenzione della vostra bicicletta.
Che dire, quindi, questa puntata di LSB Tech finisce qui. Buone pedalate e arrivederci alla prossima puntata.